Ciao, ben ritrovati ancora una volta. Eccoci qua in quest'angolino beauty. Lo sapete, io raramente registro qualcosa di beauty perché non è che vado ad acquistare le cose per fare il video, cioè le acquisto perché veramente ne ho necessità, quindi mi servono. E nello stesso tempo, se è un buon prodotto, l'ho testato, quindi ho conosciuto le sue qualità. Mi fa piacere parlartene. Un'altra cosa tengo a sottolineare: non è una sponsorizzazione, non me l'ha mandata nessuno, li ho comprati io. E se quando accadrà qualche azienda mi vuole mandare qualcosa, sicuramente sarete i primi a saperlo. Allora, sono delle scoperte e sono tutte scoperte economiche, quindi non abbiamo marchi, insomma, strafamosi e marchi, no, scusate, mi sono distratta perché c'è Fly che sta combinando qualcosa, quindi può darsi che arriva anche all'improvviso. E allora, la prima scoperta è stata questa crema viso antirughe con coenzima Q10 giorno notte. La cosa che mi piace di più di questa crema è che è adatta a tutti i tipi di pelle, cioè quindi dalle grasse, dalle secche, dalle miste. Si presenta così e niente, questa l'ho acquistata al Conad, quindi niente, è super economica. Mi sembra che costi sulle 4 euro, ma anche di meno, non mi vorrei sbagliare. Adesso mi confondo un po' perché io l'ho pagata 2,90 euro nel periodo di alcuni sconti. C'era un periodo che c'erano degli sconti per quanto riguardava appunto il settore profumeria. Vedete? La scatola è così, poi ecco vi faccio vedere, ne ho prese due, cioè ne ho prese due perché poi dopo in un secondo tempo invece era scontata, quindi avevo l'opportunità di questo buono sconto sul reparto profumeria. L'ho testata, mi è piaciuta e in un secondo tempo sono andata a riprenderla, eccola, il profumo. La sono andata a risentire, il profumo è gradevole, molto leggero, quindi non è un profumo insistente, sa quasi di confetto, si assorbe facilmente, molto densa, si assorbe facilmente e non è grassa. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più, perché io, siccome ho la pelle grassa, mista grassa, è secca solo in alcuni periodi dell'anno. Però di solito ecco, la mia pelle è così e quindi tendo a mettere delle cose che siano un pochino leggere sul viso. E questa veramente, cioè, mi è piaciuta molto. Quindi ve la consiglio se dovete acquistarla, molto economica, adatta a tutti i tipi di pelle e funziona come antirughe. Vabbè, miracoli secondo me non le fa nessuno, da quella più economica a quella veramente più eccellente come nome, come marchio. Quindi secondo me i miracoli non li fa nessuno, bisogna solamente iniziare ad usarle con costanza queste creme e poi sicuramente si vedono dei benefici man mano andando avanti nel tempo. Allora, per ritornare a un altro tipo di creme, sieri e oli, ho qui un'altra scoperta. Li sto testando da un periodo a questa parte, tant'è vero che poi l'ho anche ricomprato, che c'era un'offerta. Queste dovrebbero costare sulle 6 euro, poi con l'offerta era 3 euro e qualcosa, insomma sulle 4 euro. Sono della linea Omia e le ho prese da acqua e sapone queste, siero viso biologico, lifting immediato, coenzima Q10 anche questa, l'olio di argan, è un olio d'agricoltura biologica certificata. Zero siliconi, zero coloranti, zero parabeni, zero oli minerali. E niente, quindi vabbè, è abbastanza, mi sembra neanche testato su animali, mi sembra. Questo, allora, niente, poi volevo leggervi altre cose. Comunque l'olio di argan, lo sapete, insomma, ha un effetto praticamente sia di effetto
lifting, poi se sia ammaiato o no questo non ve lo so dire, però allora io lo uso di sera perché sapete, già non mi ricordo in quale occasione l'ho detto, forse presentando un olio che fra un po' vi farò vedere su Instagram, l'avevo detto, odio qualsiasi cosa che unga sulla pelle e quindi con questi sieri mi trovo ancora meglio che con la crema, anche se devo dire quella di prima è veramente ottima perché non è grassa per niente. Poi vedete, guardate, non so, no, penso non si veda con la videocamera, sembra lucido ma non è grasso, vedete qui dove avevo messo. Poi, sempre della Omia, c'è questo olio viso e biologico, anche questo, azioni antietà, illuminante, mandorla e malva, con olio di mandorla ed estratto di malva bio. Anche qui vale la stessa cosa, niente siliconi, coloranti, parabeni, oli minerali. E niente, anche questo è molto buono, anche questo lo uso di sera, a meno che non sia gennaio, febbraio inoltrato con una temperatura 30 gradi sotto zero, come era quella canzone Prospettiva Agnieschi che diceva l'inverno a 30 gradi sotto zero, una cosa del genere, ecco. E, cioè, quindi riesco, se magari è una temperatura bella fredda, la sottoscritta riesce magari così a metterlo anche come base prima del trucco, altrimenti ecco non sopporto nulla. Questi oli, come vi dicevo, li metto soprattutto la sera, che poi la sera insomma diciamocelo fanno magari più effetto visto che la notte è lunga e poi siamo più rilassati. Allora andiamo a finire su la linea bagno, conosco questo marchio, già ho provato varie cose, però sono uscite praticamente questo olio di canapa biologico Hydradermal, infatti la cosa bella qual è, insomma, tutte queste cose biologiche che sto scoprendo man mano e che dovremmo scoprire tutti e iniziare ad utilizzare. Questo è idrata e rigenera, è un bagno doccia e niente, ed è molto buono. Mi piace soprattutto il profumo, mi piace perché lascia la pelle molto morbida. Stessa cosa anche per questo, sempre Vidal. Questo, vabbè, il profumo che ve lo dico a fare, il cocco, coconut water, rinfresca e idrata, mentre l'altro invece idrata e rigenera, acqua di cocco e monoi, un abbinamento. Se sapete che c'è qualche profumo, qualche acqua profumata con questi due ingredienti, fatemelo sapere che io mi ci fiondo subito. Ecco, vado un attimo a sniffare, ma non è quel cocco stomachevole, no? Che anche con gli alimenti, quando senti o assapori quel profumo di cocco, o anche con i profumi stessi, senti quel cocco forte. No, questo è un cocco delicato, molto delicato. Cioè, ecco, se io riuscissi a trovare qualcosa del genere anche come profumi, veramente ne sarei super felice. Eccolo, è arrivato. Ve l'avevo detto, è inutile che fai l'indifferente. Ma cosa vuoi? Ti vuoi mettere qualche crema anche tu, amore? Allora, presto che tardi, continuiamo con praticamente tutte le mie scoperte. Questo, appena ho capito il mio sbaglio, mi si è preso un accidente e ero quasi tentata praticamente di tornare indietro al negozio e di fare il cambio, non dico di essere risarcita, però insomma fare il cambio con l'altro olio, perché mi sono sbagliata e niente, invece di prendere quello proprio al, ero indecisa tra quello proprio al profumo proprio di mandorle e quello sempre di mandorle ma in odore. Cosa ho fatto? Ho preso quello alla magnolia, cioè vabbè, capita anche questo. Questo perché, come già avevo detto nelle stories di Instagram, c'era la gente che si stava fiondando veramente
cioè quasi si davano le spinte, neanche se vendessero il pane, insomma, beni di prima necessità o tipo situazioni in guerra, no? E praticamente, cioè, che tutti stanno lì a prendere i viveri. È una cosa oscena quella che è successo quel giorno, tutti a prendere queste cose perché erano scontate, che poi, insomma, cioè non è che erano scontatissime. Costavano 4,80, una cosa del genere. Io invece che ho fatto? L'ho pagata a 6 euro perché mi sono sbagliata, ho preso quello alla magnolia. Io volevo quello o in odore o proprio al profumo di mandorla, non proprio perché per metterlo addosso, perché come ho detto non sopporto più di tanto questi oli e so già perché li avevo testati che sono un pochino untuosi e mi servivano per fare così, per autoprodurre altre cose di bellezza. E però niente, comunque alla fine l'odore non è che sia così forte della magnolia, quindi userò benissimo anche questo. Quindi se volete provarlo anche questo al profumo di magnolia, questa è la linea dei provenzali, ve lo consiglio. E vediamo un attimo. Anzi, sentiamo un attimo, ecco, me lo sono risentito perché io poi ogni tanto, altrimenti i vari odori mi si confondono, l'ho voluto risentire e no, vi confermo che il profumo di magnolia, insomma, non è che sia intensa. Allora, qui dice ideale per tutta la famiglia, è ottenuto per spremitura a freddo direttamente dal frutto, olio di mandorle puro al 100%, profumato alla magnolia. Eccezionale per il trattamento della pelle delle donne in gravidanza e nella prevenzione di smagliature e rilassamento cutaneo. Ottimo per seno, pancia, gambe e glutei. Massaggiare fino a totale assorbimento. E quindi, insomma, ecco, se siete così praticamente. No, stavo vedendo, controllo salute e natura, testato dermatologicamente, testato per metalli pesanti, nickel, cromo e cobalto. Che significa? Cioè che non ci sono, è stato testato per assicurarsi che non ci siano questi, spero. No, dicevo, se vi serve, soprattutto, non so, se siete nel periodo della gravidanza, se state in fase dieta, quindi c'è la smagliatura e il rilassamento, questo è veramente ottimo, puro al 100%. Sì, è un prodotto vegetale, quindi vi confermo, poi questa linea dei provenzali è ottima. Allora, un'altra scoperta è stata quest'acqua micellare, non tanto come scoperta dell'acqua micellare, perché già la conoscevo, usavo quella della Clinians, no, quella della Garnier. Clinians è questa, usavo quella della Garnier. Questa è Hydra Plus, attiva purificante per pelli miste o grasse, 3 in 1, viso, occhi e labbra, deterge, strucca e purifica con tè verde e magnolia. Poi ritorna la magnolia prepotentemente. È un bel formato, maxi formato 400 ml. Allora, mi sto accorgendo che faccio la voce sexy, ma non perché sto facendo una ASMR, semplicemente parlo piano e la mia voce poi quando registro è molto particolare. Cioè, nelle stories vengo fuori un po' tipo Borgatara, insomma. Poi io non so perché quando registro i video su YouTube viene una voce un pochino più particolare. Però sto parlando piano perché sto nella postazione nell'ingresso, quindi vicino al portone e niente, quindi per non farmi sentire dai vicini, perché già altre volte se ne sono accorti che faccio qualcosa di particolare, ecco. Io no, sto parlando con il cane, ma non so fino a che punto possano crederci. Comunque, quest'acqua c'è tè verde e magnolia, dalle proprietà purificanti e tonificanti. Applicare sul viso, occhi e labbra con l'aiuto di un dischetto di cotone, senza profumo. Infatti la prima cosa che io faccio, vado a sentire il profumo e questa non mi dava nessun profumo.
A parte questo funziona molto bene, strucca e poi vabbè, insomma, Clinians è una garanzia, non è che stiamo parlando di una cosa qualunque, e quindi c'era un'offerta d'acqua e sapone. Quando vedrete questo video sicuramente sarà bella che è finita, perché lo sapete, io non è che faccio i video volantini eccetera eccetera, e però sicuramente se capita, ma anche che non è in offerta, perché comunque non è che costi più di tanto, mi sembra. Poi ecco, un bel flacone 400 ml, quindi un buon acquisto. Allora, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questo video. Ho quattro cose da farvi vedere, tre stanno qua. Questa scoperta è la maschera dell'oleocrema. Allora, ero uscita con l'intenzione di comprarmi un flacone, un bel flacone di una bella maschera, anche perché l'ho buttate tutte che erano un po' vecchie, quindi avevo bisogno di qualcosa di nuovo, quando sono incappata in questa super offerta. 64 centesimi la confezione, che come vedete ce ne sono due, e ho preso la maschera viso detox pelle grassa o impura con argilla verde e tè verde, anche questa senza oli minerali, rimuove le impurità, le tossine, libera i pori per una pelle liscia e fresca. Ci sono queste due dosi. Vediamo un attimo, no, qui non diceva quanti minuti bisogna tenerla. Io comunque l'ho tenuta, diciamo, ecco sì, era lasciare agire 15-20 minuti, io l'ho tenuta mezz'ora. E vai alla grande, cioè io tengo sempre qualcosa in più, anche le tinte per i capelli le tengo sempre un pochino in più, anche perché così, per dare più effetto. E questa maschera viso detox, insomma, è stata una bella scoperta, perché per 64 o 66 centesimi quanto costava, quindi penso, anche se non è un'offerta, anche ora non è che costi chissà tanto. Tutto questo per 100% di bellezza naturale. Ho preso questa e poi ho preso anche quest'altra, maschera viso idratante per pelle normali, senza oli minerali, idrata in profondità e rigenera la pelle con aloe. Non c'è scritto aloe vera, però sarà aloe sempre uguale, aloe e latte di mandorle. Allora, poi già che ci stavo, quel giorno che ho preso queste, cioè le altre cose le ho prese man mano e l'ho testate e ora ve lo dico. Ho ripreso quel giorno anche questa matita, anche perché l'ho testata. Io spero che non la tolgano dalla circolazione, perché ogni volta che mi piace qualcosa mi ci trovo bene e poi sparisce dal mercato. Questa è una matita per occhi della Debbie Eye Pencil Long Lasting, resistente all'acqua. Mi trovo molto bene. Adesso ho preso involontariamente quella sigillata, quella proprio nuova, però ce n'ho una già aperta. Comunque mi piace, perché il tratto non lo fa né troppo grosso e né troppo piccolo, quindi quando tu fai la riga praticamente si delinea per bene, cioè, quindi potete, se volete fare uno smoky lo fate, se volete tenerla così la tenete tranquillamente, quindi abbiamo un tratto che non è né troppo pesante né troppo leggero. Io praticamente non trovavo mai una via di mezzo, una matita giusta che mi permettesse di avere quel tratto appunto che desideravo io. E questa, insomma, fa il caso mio, mi sembra che costi sulle 3 o 4 euro, quindi vabbè, si può fare. In ultimo, si vede perché non ecco, adesso si vede bene. In ultimo vi mostro questa palette, già l'ho tolta dalla scatola, della Make Up Revolution. Allora, io lo sapete, non faccio molti video di questo genere sulle palette eccetera eccetera, e compro solo quando è necessario. Quindi avevo la precedente palette della Revolution, che purtroppo cadendo si è rotto, si sono rotti alcuni colori che io usavo, quindi quale migliore occasione di andare praticamente a prenderne un'altra.
Quindi non so dirvi, però io l'ho presa così a casaccio, tant'è vero che ho pure sbagliato perché ho preso quella praticamente tutta svelluccicosa, che c'è il termine giusto per dire, io però c'è scritto, no, non c'è scritto, vabbè, insomma è quella con i brilli, una giovane anziana, quindi non può. E allora vi dicevo, qui mi sono sbagliata praticamente e ho preso quella tutta sbrilluccicosa e adesso dovrò rimediare in qualche modo, però ecco, ce ne sono alcune che non hanno i brillantini, quindi sicuramente le userò. E però ecco, mi piacevano i colori. E niente, io vi ho messo qua per il riepilogo finale alcune delle cose che vi ho mostrato in questo video. Spero che niente, questo video vi sia piaciuto, che magari vi sia stato d'aiuto per qualche consiglio, per così magari testare anche voi questi prodotti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se volete altri video di questo genere fatemelo sapere, naturalmente io li farò all'occorrenza, ogni qualvolta acquisterò per puro caso. Ci tengo a precisare, quindi io non vado e non compro per fare il video, quando comprerò per puro caso alcune cose che mi servono realmente, le avrò testate e ve le proporrò. Niente, lasciatemi un like se vi è piaciuto, dando uno sguardo a tutte le altre playlist, a tutte le altre, gli altri video, ce n'è un po' per tutti i gusti, e in primis i bijou, perché noi siamo nati come canale di creazione di bijou. Un bacio e alla prossima!